saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bellissimo romanzo storico appena pubblicato da Newton Compton, dal titolo Leonardo da Vinci, il mistero di un genio, di Barbara Frale. E io, come mia abitudine, non perdo tempo, ma lascio subito la parola a Barbara Frale, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. A te, Barbara. Buongiorno, proverò a raccontare la storia del romanzo che ho scritto su Leonardo da Vinci, il mistero di un genio, che ha una genesi particolare perché nasce dalla mia collaborazione con Lux Vide, dalla quale ho imparato moltissimo, e risale al tempo della fiction sui Medici. Leonardo da Vinci era l'artista lanciato da Lorenzo il Magnifico. Lorenzo fu il grande mecenate di Leonardo, quindi io scrissi molto materiale che poteva essere utile per la sceneggiatura, proprio appunto su questo momento iniziale della vita di Leonardo, che era molto difficile, un momento tormentato. L'artista era stato infangato dalla denuncia anonima per sodomia, una colpa che a quel tempo poteva costare anche la vita alle persone incriminate. E Lorenzo si trovava nella necessità di ingraziarsi i potenti del tempo perché era in guerra con il Papa, e quindi ha l'idea di inviare Leonardo da Ludovico il Moro, che era il signore di Milano. Questa era la circostanza storica sulla quale avevo riflettuto e sulla quale avevo scritto molto materiale, appunto, ai fini della sceneggiatura, materiale che non fu usato perché chiaramente gli sceneggiatori scrivono poi quello che loro desiderano, seguono la loro creatività. E del resto Leonardo era un personaggio in grado di sbilanciare gli equilibri della trasmissione, e quella era una fiction su Lorenzo il Magnifico. Lorenzo doveva avere la centralità. Questo materiale, che quindi era in qualche modo avanzato dalla lavorazione, a me sembrava molto interessante, e quindi ci ho speso altri 2 anni abbondanti di ricerche per ingrandirlo, per elaborarlo meglio e arrivare quindi alla stesura di una vera e propria storia. Una storia che è per il 90% aderente appunto al vero storico, e c'è un 10%, forse anche meno, di immaginazione necessario per poter inserire il libro nel genere del romanzo. Il momento, dicevamo, è quello iniziale. Noi vediamo un Leonardo diverso dal personaggio ieratico, che è il Leonardo anziano, quello delle grandi macchine e di tutte le sue creazioni. È un uomo giovane, un artista di sicuro talento, ma che ancora non ha capito bene qual è la sua via. Ludovico il Moro cerca artisti per realizzare opere grandiose a gloria della sua dinastia, e vuole realizzare un cavallo di bronzo che raffiguri suo padre, il condottiero Francesco Sforza, in modo assurdo. Questo cavallo di bronzo dovrebbe impennarsi su 2 zampe soltanto, o addirittura una sola. I più grandi artisti del tempo avevano declinato l'offerta perché era impossibile. Leonardo, con il suo genio straordinario e ribelle, poteva farcela. Leonardo accetta e si reca a Milano insieme ad una persona che è stata inviata da Ludovico il Moro a reclutare i più grandi artisti d'Italia, proprio per rendere Milano bella come Firenze e, se possibile, anche di più. E questo nobile di Milano, una figura molto ambigua, molto enigmatica e carismatica, cattura immediatamente la personalità di Leonardo, che è estremamente attratto da lui e dal suo fascino androgino, alla dolcezza di una donna, ma anche la forza di un condottiero. E quindi l'arte di Leonardo comincia ad essere pesantemente influenzata dall'immagine, dal carisma di questo individuo misterioso, e sulla scorta del viaggio accadranno un sacco di peripezie, avventure, molte insidie in agguato, perché Leonardo è stato utilizzato a sua insaputa all'interno di un grosso intrigo fra stati, un intrigo di tipo politico, e chiaramente lo scoprirà soltanto quando si troverà in estremo pericolo. E questo è un po' il filo conduttore del libro. Grazie.
Ringraziando Barbara Frale per questa videopresentazione, vi ricordo il titolo del suo romanzo storico, Leonardo da Vinci, Il mistero di un genio. 320 pagine per soli 12 euro, quindi un libro assolutamente alla portata di tutti. E vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. E arrivederci alla prossima video presentazione.